Carissimi amici del Leone, buon pomeriggio. Andiamo a vedere il vostro oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno 2024. Vediamo che cosa accade in questa settimana per voi. Ma nel frattempo ricordo a tutte quelle persone che guardano il video, che ancora non sono iscritti al canale, di iscriversi senza problemi, di spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e se avete bisogno di ulteriori informazioni trovate il mio numero di telefono nella voce descrizione sotto al video. Poi nella community trovate due novità. Per chi fosse interessato ad avere un consulto privato c'è la promozione, la potete leggere nella community ed è attiva fino al 15 di giugno. Per chi invece vuole abbonarsi al canale, perché abbiamo dato il via all'abbonamento su questo canale, trovate il link. Seguendo le istruzioni potete tranquillamente iscrivervi, scegliere quale livello preferite, se l'1, il 2, da avere chiaramente i vostri, da avere un trattamento ecco diverso. Diciamo, mi viene fuori in questo modo, da dirvela in questo modo. E in più trovate anche scritto nella community il programma di questo mese di giugno per gli abbonati, quindi quello che andremo a fare in questo mese di giugno. Nel frattempo vediamo per il segno del leone dal 10 al 16 giugno 2024 che cosa ci dicono le carte, quindi che cosa accadrà. State cercando di mantenere o di portare alla vostra vita un equilibrio, una stabilità, nonostante un dolore che avete dentro. Volete raggiungere un vostro trionfo, ma sembrerebbe che questo trionfo, per quanto voi continuate a lottare, sembrerebbe non arriva mai. E siete in crisi per questa cosa. Andiamo a vedere questo 4 di coppe, quale altra informazione vuole darci per il segno del leone dal 10 al 16 giugno 2024. State proprio lottando per riportare l'equilibrio e la stabilità nella vostra vita su una situazione che ancora non è chiusa, ancora non è definita, dove c'è stato un allontanamento con qualcuno. Volete andare verso la vostra fortuna, verso la realizzazione di un qualcosa che avete nella vostra testa. Vediamo questo 6 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole darci per il segno del leone dal 10 al 16 giugno 2024. Se si parla qui di coppia, il dolore che voi sentite e provate sono proprio dei tradimenti, delle bugie, degli inganni fatti a una persona che poi avete lasciato, l'avete abbandonata nelle sue problematiche, l'avete trascurata, l'avete messa da parte in un passato recente passato. Questo è un dolore che portate dentro, potrebbe essere viceversa, che qualcuno vi ha abbandonato e vi ha lasciato al freddo. Mentendovi, dicendo bugie, ingannandovi in un passato, ripeto, recente passato, dove sono state causate delle problematiche nella stabilità che c'era a casa, in famiglia, nella relazione, semplicemente perché o voi o questa persona ha incontrato un qualcuno di nuovo. Ripeto, sempre in quello che è successo in un passato. Adesso andiamo a vedere l'asso di denari per il leone. Quale altra informazione vuole darci in questa settimana dal 10 al 16 giugno 2024? Volete, come vi ho detto prima, il vostro trionfo, lo pensate, ci pensate tanto, ma ci pensate anche a quelle che sono le difficoltà. A una situazione
che magari vi possa dare delle notizie spiacevoli lì dove vi potreste fare eventualmente avanti o lì dove mirate proprio a raggiungere il trionfo. Però le carte mi dicono che qui azzardate e che comunque avete la vostra fortuna, la realizzazione di quello che desiderate l'avrete. Asso di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole darci per il segno del leone dal 10 al 16 giugno 2024? Sì, nonostante pensate che magari c'è un qualcosa che non si può realizzare più, perché secondo voi ormai c'è stata questa chiusura, questo allontanamento e quindi è impossibile realizzare qualcosa, questa cosa vi manda in crisi. Effettivamente le carte mi dicono che c'è un miglioramento della situazione, un piccolo miglioramento della situazione e che potete, ripeto, azzardare, farvi avanti, andare avanti verso quello che desiderate. Perché qui c'è un ciclo che deve essere comunque chiuso. Magari questo ciclo vi può mettere di fronte a quelle che sono le problematiche o quelle che sono state le problematiche, ma sono situazioni da dover affrontare proprio per arrivare a un punto e chiuderle. Vediamo questo 10 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole darci per la giornata, per la settimana, per questa settimana dal 10 al 16 giugno 2024. 10 di bastoni rovesciato, cosa vuole dirci di più per il segno del leone? Ecco qua, dovete proprio chiudere il ciclo e la vostra lotta deve essere proprio un lottare per andare a chiudere dei cicli che sono aperti, dei cicli che vi stanno bloccando comunque a livello emotivo, che vi hanno portato comunque del dolore, una certa sofferenza, e lì dove magari non ci si riesce a mettere d'accordo, non ci si trova una quadra in una situazione, dovete comunque lottare e insistere, lottare, portare a conclusione una determinata situazione, mettere comunque sia i puntini sulle i su una determinata situazione. Il ciclo serve anche per dover chiarire determinate cose, non soltanto chiuderle definitivamente, ma anche solo cercare di avere un chiarimento. Quindi voi comunque, anche se siete preoccupati che magari il vostro agire non vi porta nulla, magari potreste andare incontro un po' allo stress. Potreste magari andare incontro a una crisi che vi potete fare per quello che vi viene sbattuto in faccia, però effettivamente questo serve per portare una situazione a doversi concludere definitivamente, perché abbiamo visto nelle altre carte che c'è un qualcosa che ancora non è definito, ok? Mettere dei puntini sulle i e poi eventualmente decidere il da farsi su medesima situazione. Allora, andiamo invece a vedere con queste altre carte come si concluderà la settimana per il segno del leone dal 10 al 16 giugno 2024. Veramente siete tanto abbattuti per delle contrarietà che in questa settimana potreste avere, ok? È proprio dentro di voi, come vi ho detto, c'è un blocco emotivo ed è proprio un dolore che provate dentro voi stessi, ma per quello che avete fatto. Come si concluderà la settimana per il segno del leone dal 10 al 16 giugno 2024?
Effettivamente per voi questo sentirvi abbattuti, sentirvi in contrarietà con qualcuno o con qualcosa è soltanto un ostacolo temporaneo, perché voi avrete una vostra prosperità futura, quindi avrete un qualcosa comunque sia di bello in futuro, anche perché accadrà qualcosa di inatteso. Andiamo a vedere ancora come si concluderà questa settimana. Il segno del leone dal 10 al 16 giugno 2024. Sì, è nei confronti di una persona di vostro interesse. C'è proprio un qualcosa dentro che magari voi avete fatto, dove al momento non dico che ve ne state pentendo, però state male proprio per quello che avete fatto, perché sapete perfettamente che questo vi porterà ad essere contrariati e magari vi siete resi conto che è stato un errore, è solo che questo sentirvi contrariati e sentirvi bloccati emotivamente, come vi ho detto, è un ostacolo temporaneo. Un'altra carta su come si concluderà la settimana dal 10 al 16 giugno 2024 per il segno del leone. Attenzione, perché potreste veramente essere lasciati soli nella vostra tristezza, nella vostra solitudine. Quindi attenzione perché gli impedimenti che potreste avere possono essere veramente di grande importanza. Dipende anche da quali passi voi andate a fare nei confronti di questa persona scusatemi, nei confronti di questa persona per andare a riunire questa situazione, a chiudere questo ciclo. Quindi attenzione a non rischiare di rimanere soli se eventualmente anche non vi muovete a fare insomma qualcosa, ok? È inutile che rimanete bloccati andate a creare questo blocco di emozioni o questo blocco nella vostra emotività, ma anche abbiamo visto nei comportamenti comunque che tentate se sia giusto o meno, cioè il pensiero comunque vostro è quello, perché sapete comunque, già sapete che verreste contrariati per quello che avete fatto. Quindi o vi muovete, ok, e ripeto, andate avanti superando questo ostacolo, superando queste difficoltà che comunque ci sono, perché per voi c'è della prosperità, o altrimenti potreste rischiare di non avere più la persona che decidete comunque di volere. Ok? Questo è quanto, carissimi amici del Leone, ci sentiamo alla prossima e vi auguro una buona giornata, una buona domenica.